anche perché alle spalle c'era una società, un'azienda, una persona che ci ha creduto e che ha avuto anche la grande umiltà di stare in disparte, lasciando magari ad altri le luci della ribalta, nel momento più bello della storia. E questo secondo me non è mai da dimenticare. Io vorrei che il dottor Chiampin ricordasse a suo modo quello scudetto, che cosa gli ha dato, che cosa gli rimane e che cosa vuole dire oggi alla città di Verona e alla società Verona. Non sapete da che parte cominciare. Se dal piacere che mi ha dato lo scudetto e quello che ho seguito, perché lo scudetto è stato un periodo, un anno, ma siamo stati lì 8 anni, quindi sono stati dei momenti anche bellissimi prima, meno belli, ma sempre, secondo me, superiori a quello che la città doveva aspettarsi. Perché in 60 anni, dal 45 a quando sono andato via, insomma, il Verona ha fatto 3 volte il 10º posto e sembrava uno scudetto. Che fosse una sconfitta continua, quando il 10º posto è stato superato una sola volta da Pastorello, che ha fatto il 9º posto, e mai è stato raggiunto dal pur decennio, diciamo, del presidentissimo Garozzi. Quindi in realtà Verona non ha dato la soddisfazione che meritava la squadra, le squadre, perché noi ci fermiamo sempre a parlare dello scudetto, che è stato l'apice, però ci sono stati dei momenti prima e dei momenti dopo molto belli, perché se pensate che eravamo in Serie C, in Serie B, a rischio di C, perché siamo arrivati penultimi in Serie B, è venuto quel signore là che tranquillamente ci ha portato in Serie A. E poi tranquillamente ci ha portato anche più su. Anche pensare il salto da rischio Serie C ad essere in Serie A è già una cosa, una conquista grande, secondo me. Rifarebbe tutto, Presidente? No, non rifarei niente perché sono troppo vecchio. Ma forse. Che cosa le dispiace di più di quello che è accaduto? Ma di quello che è accaduto non voglio neanche parlarne, perché non saprei come spiegarlo. Quello che mi è dispiaciuto negli anni di Verona così è che non si è stato compreso che era difficile in quei tempi là riuscire ad avere delle squadre che si comportassero nel modo, io non so se che io dico sempre che il merito è tutto suo, lui dice che il merito è tutto di loro, io dico che è di loro i geni, insomma, quantomeno. Noi diciamo che anche della società, giusto? Sì, certo. Però voglio dire questo, abbiamo visto susseguirsi diversi personaggi nella storia del calcio veronese, ma non è che sono riusciti a fare miracoli. Anche il gruppo più forte, diciamo, che potevamo immaginare allora, di Mazzi e gli altri, hanno faticato. Mazzi è morto subito, quindi ha avuto anche poca soddisfazione, ma hanno cercato di cavarsela, ma facendo solo la B bene. Là sono 2 volte, no, una sola volta sono andati in A e sono caduti. Quindi è difficile.
non possono mettersi in mente che è una cosa facile per una società veronese che quando fa tanto fa 35.000, mediamente 30.000 spettatori, compreso insomma le giornate dello scudetto, e siamo arrivati, cioè, scusa le giornate dello scudetto, siamo arrivati a 40.000, ma insomma il pubblico è quello che è, 30.000, 33.000, 32.000. Presidente, potremmo stare qui, ci sarebbero mille cose da raccontare. Esiste secondo lei la riconoscenza nel calcio? La riconoscenza della vita nel calcio? Cioè, la città, lei è stata riconoscente, lei è riconoscente per quello che ha fatto? Queste cose non si guardano, non è importante. L'importante è che si ricordino di questa squadra e non si dimentico neanche delle altre, perché dopo, l'anno dopo lo scudetto, sono state parolacce che ci hanno detto, addirittura insomma, hanno detto cose molto brutte. L'anno dopo abbiamo fatto il quarto posto, per un pelo, perché potevamo anche essere terzi. Abbiamo fatto il quarto posto e siamo andati in Coppa UEFA. E in Coppa UEFA quell'anno eravamo, c'era il Verona, c'era la Juve, c'era il Milan e la Roma. Sono andati fuori tutti prima di noi. Si ricorda lei? Il Campana ha grande memoria. Sono andato fuori con lei, e se volete ricordare qualcos'altro, quando abbiamo fatto la Coppa Italia, no? Abbiamo fatto un secondo posto e al primo c'era la Juventus che aveva vinto il campionato. L'anno successivo ha vinto il campionato la Roma e noi siamo andati in Coppa Italia, siamo andati secondi dietro la Roma. Quindi abbiamo fatto due secondi posti di fronte a due squadre insomma, che avevano vinto il campionato. Queste sono cose che la gente butta là così. Provate a farle. Facciamo un applauso.